La pistola, come sai, noi Non è mai stata non è ritrovata. mai stata ritrovata e io ho formulato un'ipotesi che è quella poi contenuta nel libro, no? Cosa ne pensi tu? Ma allora, ti riferisci in particolare all'altra beretta, quella rubata nel 65? Sì, quella a Borgo Questo San ti Lorenzo. rivolgo. Allora, e lì, ripeto, dopo che abbiamo avuto la consulenza di Paride Minervini, che comunque ci ha un po' demolito, no? La pista in qualche modo della famosa beretta utilizzata nel delitto Mele, a questo punto è un'ipotesi assolutamente interessante quella che avanzi tu, ossia che l'arma potesse essere un'altra. Sì. Quindi E che quello sia stato l'ennesimo depistaggio, fondamentalmente. Quindi la ritengo una strada assolutamente percorribile. Il grosso problema è che però a questo punto è chiaro che abbiamo un problema in più sotto questo aspetto, ossia che addirittura quella che ritenevamo in qualche modo, quello che ritenevamo un elemento solido e inconfutabile all'interno dell'inchiesta, cioè l'individuazione dell'arma, potrebbe addirittura essere stato un ulteriore depistaggio. perché il nucleo provinciale dei carabinieri di Borgo già nell'84 individua quell'arma e una serie di soggetti, uno in particolare, che riferisce proprio ai delitti del mostro di Firenze. Lo so, per quello che ti dico, però quella è proprio un'altra pista investigativa che non è mai stata percorsa fino ad oggi. È proprio un'altra strada, potrebbe veramente essere un elemento prezioso da approfondire, però a quel punto bisogna veramente riscrivere questa storia completamente, insomma. Allora ci sarebbero, sorgerebbero degli altri quesiti, anche abbastanza inquietanti, sulla gestione di queste indagini in questi anni, insomma, se addirittura saltasse fuori che anche la individuazione dell'arma è avvenuta in maniera scorretta. E Certo. allora è difficile ipotizzare che il mostro di Firenze, o chi per lui, in qualche modo non potesse contare sull'aiuto di qualcuno interno al settore investigativo. Certo. Questo è l'aspetto più inquietante. Allora, rimaniamo sempre in zona Mugello, a Borgo. Cosa ne pensi tu del ruolo che riveste questa località nello schema geografico dei delitti del mostro? È un punto Ma di snodo fondamentale. anche un po' esaminando proprio l'andamento geografico, insomma, il profilo geografico delle azioni del mostro, sembrerebbe che effettivamente quella sia la zona calda, fondamentalmente, una sorta di ancoraggio spaziale del mostro, cioè un luogo in cui il mostro in qualche modo aveva a che fare, con cui aveva a che fare probabilmente in maniera sistematica. È un po' il centro nevralgico dell'attività svolta dal mostro di Firenze, insomma. Per cui è chiaro che è un po' un crocevia di tutta una serie di movimenti e di luoghi che hanno riguardato questa inchiesta. Quindi anche questo è un aspetto che secondo me dovrebbe essere approfondito. Ecco, nel delitto dell'84 c'è quell'avvistamento multiplo nel mese di luglio di quell'individuo che poi scompare, quindi nessuno l'aveva visto prima, viene visto a luglio. Nessuno lo rivedrà più dopo. Lo so, ma anche lì però è un'altra pista che è caduta nel vuoto fondamentalmente. Oggi abbiamo delle poche informazioni estremamente sommarie che non ci renderebbero, cioè non sarebbero neanche sufficienti per fare un identikit. Considerato poi il tempo intercorso, sarebbe veramente difficile oggi metterci alla ricerca di un soggetto avvistato e descritto così tanti anni fa. Ma cosa ne pensi tu? Cioè, un personaggio visto sulla scena del crimine è. Quanto mai curioso che un soggetto che viene visto in un'area in un momento così particolare e solo in quel momento poi scompaia misteriosamente dai radar. È chiaro che anche questo era un aspetto che avrebbe dovuto essere approfondito, soprattutto nelle inchieste che riguardano gli assassini seriali. Tutte le informazioni potenzialmente possono essere risolutive e quando si ha a che fare con soggetti che compaiono e scompaiono in maniera abbastanza rapida e in un ambito temporale che in qualche modo riguarda specificamente un atto di questo genere, cioè un evento omicidiario di questo genere, è evidente che tutti quelli che hanno a che fare con quel luogo, in quel determinato intervallo temporale, dovrebbero essere attenzionati. Ma un uomo che viene visto su e testimoniato, insomma, che era più o meno la stessa persona, tutti lo descrivono così, sulla scena del crimine, nel posto di lavoro della vittima femminile e che nel giorno dell'omicidio, quindi il pomeriggio, viene visto seguire i ragazzi, come lo connoteresti tu?
Beh, lo connoterei come un soggetto di grande interesse investigativo, di grandissimo interesse investigativo. Voglio dire, anche perché è assolutamente verosimile che il mostro, una volta individuata la coppietta di interesse, la sorvegliasse. È assolutamente plausibile col modus operandi di questo soggetto, che non ha mai sbagliato un colpo, ci siamo? Mm-hmm. Per cui ha sempre gestito comunque tutte le varie scene in maniera estremamente mirata, ragion per cui era pronto, preparato e aveva verosimilmente studiato la coppietta di vittime in un'epoca precedente. Quindi è altamente probabile che seguisse le sue vittime, almeno nel periodo immediatamente precedente al delitto. Certo. E un'ultima domanda, se tu ritieni possibile o verosimile che possa essere stata più di una persona, diciamo guarda, un po' più... Io ho sempre ritenuto inverosimile che ad agire in questa serie di delitti fossero più soggetti. Il modus operandi e soprattutto la firma comportamentale con le mutilazioni operate nei confronti delle vittime femminili mi hanno sempre fatto ipotizzare l'azione di un soggetto isolato, tant'è che la modalità con cui ha agito era finalizzata a liberarsi immediatamente della minaccia principale attraverso l'arma da fuoco, ossia il soggetto di sesso maschile, per poi concentrarsi con la massima tranquillità, no, date le circostanze, sulla vittima femminile e operare quelli che era il suo rituale, okay? Quell'elemento che lo soddisfaceva dal punto di vista psicopatologico, evidentemente, era tutto quello che è stato legato alla vittima femminile, ossia l'elemento simbolico: ti sottraggo la tua donna, la tua femmina, e ne faccio, praticamente, la faccio a pezzi, cioè in qualche modo la domino completamente, addirittura me ne porto via dei pezzi con me, è l'elemento che domina a livello simbolico questo tipo di la serie associata al mostro di Firenze. È difficilissimo che due soggetti o tre soggetti possano agire con queste modalità in un arco temporale così ampio, dove c'è anche una modifica, un'evoluzione della firma rituale, ma sempre legata all'azione di un singolo soggetto. Quindi non credo che potessero essere più soggetti presenti nella scena contemporaneamente. Per capirci un po' all'Arancia Meccanica, no? Ricordi il film di Kubrick? Sì. Dove c'era un leader, ma c'erano anche dei comprimari. Ecco, un quadro del genere lo escludi? No, lo escludo. Non c'è la dimensione delle mostrarsi, perché avrebbe scelto delle modalità diverse, dei luoghi diversi, delle vittime diverse. Certo. Questo è qualcosa che aveva a che fare con lui, col maschio della coppia e soprattutto con la donna. Certo. L'aspetto simbolico della coppia, perché se avesse voluto aggredire donne da sole avrebbe ben trovato il modo di farlo, ne poteva avere ampie occasioni, magari dedicandosi a vittime ad alto profilo come le prostitute, per esempio. Qui invece c'è una sfida che riguarda l'avere il controllo su coppie di giovani per bene che vivono una vita normale, quindi vittima a bassissimo rischio. Ciò eleva la competenza criminale in maniera esponenziale da parte dell'aggressore, perché deve mettere in campo tutta una serie di azioni per poter avere accesso ad una tipologia di vittime estremamente difficile da cogliere. Ci siamo. In più è riuscito a continuare ad uccidere nonostante dopo i primi due o tre delitti l'allarme sociale si era grandemente diffuso ed ha continuato a muoversi indisturbato. Certo. Ecco perché, ripeto, difficilmente un soggetto che agisce in compagnia di un altro o di più soggetti riesce a gestire una situazione di questo genere. Questo genere di delitti è associato all'azione di un soggetto singolo. L'ideale qui sarebbe trovare un reperto che potrebbe essere appunto l'arma, che a quel punto nella disponibilità di un certo soggetto è chiaro che diverrebbe un elemento indiziario fortissimo. Ma forse è giusto solo quello, insomma. Avrebbe una validità o un riconoscimento visivo magari anche di più persone, prendendo ad esempio l'uomo del Mugello di cui parlavamo prima. Se più persone riconoscessero, ma allora, l'indiziario probabilmente potrebbe anche avere un senso, ma certo non potrebbe essere l'unico elemento su cui basare un'inchiesta, insomma. Potrebbe essere un elemento di ausilio laddove ci fossero altri elementi concordanti e univoci che in qualche modo puntano sulla stessa persona, ma ad oggi un riconoscimento visivo a distanza di quanti sono praticamente 35 anni, capisci bene che insomma lascerebbe il tempo che trova e forse nemmeno quello, insomma. Difficilmente potrebbe essere considerato valevole dal punto di vista
processuale, un elemento del genere. Potrebbe essere un elemento di natura investigativa per stimolare poi un approfondimento su una certa persona, ma certo non potrebbe essere un elemento probatorio.